Siamo in serra, come vedete, in serra qui a Chioggia, Chioggia famosa per l'orticoltura. Infatti stiamo raccogliendo rucola con una macchina che è stata acquistata di recente con i finanziamenti del programma di sviluppo rurale. Vi faremo capire appunto come avviene questa raccolta, ma non solo, e poi dopo vi parleremo come sempre problemi dei consumatori, parleremo ancora di altre questioni molto belle legate all'ambiente e alla natura. Partiamo con la sigla. Allora Loris, siamo qui, abbiamo detto, siamo a Chioggia, località Pasqua. Questa è un'azienda peraltro interessante perché è mezza al femminile e mezza al maschile, o meglio ne avete due, ma oggi parliamo soprattutto di quella femminile, vero? Sì, è un'azienda composta da tre ragazze che lavorano praticamente solo prodotti di quarta gamma per tagliati, salatine e quant'altro. E perché avete comprato questa macchina? Diciamo che la macchina l'abbiamo comprata perché una volta si utilizzava la falce per tagliare questo tipo di prodotto e diciamo, l'impegno che c'era umano era notevole. Con la macchina è molto agevolato il lavoro e quindi si fa molto più rima e anche più qualità. Diciamo qual è il processo, adesso viene tagliata, poi? È portata a casa, messa in frigo e... E poi dopo confezionata con un'altra macchina, vero, che avete acquistato sempre col programma di sviluppo rurale. Dopo sì, confezionata con l'altra macchina, ecco, che abbiamo acquistato. Ecco, allora in azienda cosa cambia con l'arrivo di queste macchine? Diciamo, sulla macchina di raccolta abbiamo più possibilità di fare più prodotto, quindi di lavorare più prodotto. Con la macchina di confezionamento abbiamo potuto usufruire la macchina per aumentare la lunghezza della durata del prodotto. Viene confezionata con un nylon termoretraibile che prolunga la durata del prodotto. Addirittura c'è la possibilità di pesare il prodotto. Sì, con questa macchina intanto le ragazze stanno facendo una prima cernita di prodotto, eventuali fioriture o erbe o qualche prodotto che non è quale per la vendita, viene tolto e liberato. Può fare direttamente la pesata delle casse perché i clienti sono un po' esigenti e chiedono che le casse siano un peso abbastanza uniforme. Bene, allora grazie a Loris Quaggio e a Chiara Dorigo della loro azienda Per la Verde qui a località Pasqua a Chioggia. Resteremo per tutta la puntata nel veneziano e adesso, a proposito di veneziano, andiamo proprio a Venezia. Sono disponibili le osservazioni della Commissione europea alla proposta di programma di sviluppo rurale del Veneto. Il documento è scaricabile dal sito piave.veneto.it. Si discuterà di infrastrutture verdi e del ruolo delle foreste alpine nelle strategie di sviluppo, nel convegno organizzato dalla Regione del Veneto in programma il prossimo 6 febbraio a Verona. È interamente dedicato alla proposta di programma di sviluppo rurale l'ultimo numero del 2014 del periodico Agricoltura Veneta. La versione digitale è disponibile sul portale regionale piave.veneto.it. Eccoci per la parte di Tiraterra che riguarda la tutela dei consumatori. Quest'oggi sono a Murano, sono accanto all'avvocato Mario Feltrin, che vi ricordo è dirigente dell'ufficio legale della Camera di Commercio di Venezia. Buongiorno avvocato, ben ritrovato. Buongiorno. Oggi parliamo di un prodotto che il mondo ci invidia, il famoso vetro di Murano, però ahimè anche il più copiato. Purtroppo sì, ma comunque proprio per questo ho voluto portarvi in una antica fornace veneziana di Murano, proprio per vedere dal vivo come si lavora un prodotto che ha più di 1000 anni di storia.
E per farlo nel migliore dei modi quest'oggi ho chiesto aiuto anche a Sergio Malara, che vi ricordo è direttore del consorzio Promo Vetro. L'ha sentita l'introduzione, bellissimo, tutto il mondo ci invidia, ma ahimè il mondo ce lo copia anche. Sì, il problema principale è proprio questo della contraffazione, e noi lo stiamo cercando di, come a livello di regolamentare il commercio attraverso la promozione di un marchio di tutela. Il consumatore come può essere certo che sta acquistando il vetro di Murano originale? Può essere certo se trova applicato sul prodotto un marchio, questo bollino, che indica, che certifica, che garantisce che il prodotto è realizzato nell'isola di Murano. Parliamo di un marchio regionale, per cui istituito con legge, anzi in particolare con la legge numero 23, anzi numero 70 del 23 dicembre del 1994, quindi una legge che garantisce che al consumatore che il prodotto è realizzato nell'isola di Murano. Tra queste aziende c'è quella che oggi ci ospita, ed è l'azienda Signoretto. Io saluto Thomas, ma in realtà dovrei salutare tutta la famiglia, perché è vostra veramente la tradizione. Da quanti anni, Thomas? Beh, come famiglia siamo da 20 anni che esistiamo, e contrariamente poi 50 anni di esperienza di mio papà, che ha avuto insomma nella sua storia di maestro e studente del vetro. Mi verrebbe da chiederti, Thomas, dopo tutto quello che abbiamo sentito, chi ve lo fa fare? Beh, in primis per rispettare mio papà, che è ancora qua oggi che lavora, l'orgoglio e insomma l'origine di questa arte del vetro. Adesso la linea passa al nostro Mimmo Vita e noi ci ritroveremo tra pochissimi minuti per scoprire le bellezze del nostro Veneto. Guardate che bell'ambiente, noi ci siamo trasferiti non di molto, prima eravamo a Chioggia, adesso siamo a Pegolotto di Cona, proprio ai confini con la provincia di Padova, e questa è l'azienda La Civrana. Tenuta Civrana. Tenuta Civrana, ma qui non vedo campi. Sono tutti fuori, perché qui siamo all'interno della ZPS, che è una zona riconosciuta dalla comunità europea da qualche anno, nella quale sono stati realizzati una serie di laghetti ed interventi grazie al PSR. Per poter osservare la fauna qui presente. Allora, voi avete preso dei finanziamenti sulle misure agroambientali, sì. Chi ve l'ha fatto fare? Ma la volontà di valorizzare un territorio che non era fino adesso conosciuto, anche perché si parla di una zona, quella in cui siamo, che è sempre esistita, diciamo, però non è mai stata conosciuta. Grazie agli interventi che sono stati realizzati ultimamente l'abbiamo resa più fruibile, e quindi abbiamo affiancato all'attività tradizionale di agricoltura quella di un turismo più naturalistico, diciamo. Stiamo entrando proprio in un capanno un po' più particolare per l'osservazione naturalistica, un capanno che serve anche per i disabili. Esatto, è stato progettato e costruito tenendo conto appunto che sia usufruibile da tutte le persone. Che cosa è osservabile qui? Qui aironi, anatre, cavalieri d'Italia, limicoli in genere. È una zona di passaggio per i migratori, si possono osservare tartarughe, mammiferi, tasso, volpe, faina, insetti. È una zona veramente, una piccola oasi nella pianura. Comunque una grande azienda, Nicola, e per il resto? Per il resto parte dell'azienda è investita ad agricoltura blu, quindi con la riduzione della lavorazione e delle concimazioni. Altre attività a cui abbiamo aderito è stata quella di poter fare verdure, abbiamo aderito anche a una misura che ci ha permesso di realizzare delle serre, realizzare il punto vendita, siamo agriturismo, siamo fattoria didattica. Allora, questa era la tenuta alla Civrana a Pegolotte, loro hanno ben aderito alle misure del PSR, quindi complimenti. Continuiamo con la nostra trasmissione. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali, 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani, 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Io mi sono spostato tra Mestre e Castelfranco, tanto per darvi l'ubicazione. Sono al Parco Laghetti, sono a Martellago in provincia di Venezia. Saluto Francesca Pavanello, buongiorno Francesca, lei è ambientalista, e saluto Lorenzo Torricelli, urbanista del comune di Martellago. Dicevo, tra Mestre e Castelfranco, ma c'è un punto preciso dove si può individuare l'ingresso al parco? Certo, è lungo la strada statale per Castelfranco, la ciminiera
dell'antica fornace dove si cucinavano i mattoni con l'argilla prelevata dalle cave che adesso sono... Da qui il nome del parco, da qui il nome del parco. Il parco è un bene pubblico, aperto a tutti e sentito dalla collettività. E è percorso da numerosi sentieri e dai quali si possono ammirare viste sugli spazi acquatici, ma anche perdersi sui bei paesaggi agricoli circostanti. E a proposito del perdersi, Francesca, che cosa abbiamo l'opportunità di vedere quando veniamo qui tutto l'anno? Sì, è importante sottolineare che quest'area è tutelata dalla normativa europea e questo testimonia l'importanza di questo ambiente. Infatti, fin dal 1995 quest'area è stata designata come sito di importanza comunitaria per le specie animali e vegetali, oltre che gli ambienti ospitati. C'è una parte che vedete adesso nelle immagini, sono degli alberi piantati, ma non sono alberi piantati casualmente. Cosa sono? No, ogni anno qui nel Parco Laghetti si svolge una bella festa primavera perché viene piantato un albero per ogni nato, per ogni bambino del comune praticamente un albero viene piantato dedicato a lui. Il bosco che cresce praticamente simboleggia un po' anche la comunità che cresce e vive questo parco. Una cosa decisamente molto bella, complimenti. Grazie allora a Lorenzo Toricelli, a Francesca Pavanello per questo racconto che vi abbiamo fatto da Martellago, dal Parco Laghetti. Venitelo a scoprire, come avete scoperto, tutto l'anno. Grazie per averci seguiti, grazie a Mimmo Vita che ha condotto Tiratera con me. Arrivederci.